Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo al porto di Genova, abbiamo appena effettuato il check-in e tra poco saliremo a bordo di MSC Musica. Andiamo. Eccola. Bellissima. Sempre un'emozione come la prima volta, ma questa è la quarta. Ore 12:30, siamo appena saliti a bordo. La nostra cabina fortunatamente è già pronta. Abbiamo trovato le cruise card qui, appese alla porta, e adesso entriamo. Ecco la nostra cabina a balcone. Vista su Genova. Di più non vi mostro perché sul nostro canale prossimamente troverete il video completo dove vi mostreremo la cabina in tutti i suoi dettagli. Adesso continuiamo a visitare il resto della nave. Andiamo! Amici, inizio a mostrarvi la nave da qui, dal ponte 5, dove troviamo la reception. Mentre questo, alle mie spalle, è il bar della cascata. Vale, questo è il continuo del bar della cascata, sì, giusto? Ogni sera viene suonata della musica dal vivo per intrattenere gli ospiti. Che bello, che eleganza. Però a Poppa troviamo il ristorante L'Oleandro, che è aperto oltre alla cena anche a colazione e a pranzo, come potete vedere, pranzo dalle 12 alle 13:30. Grazie. Andiamo, Vale. Ecco a voi L'Oleandro. Come ben sapete, ci sono sempre due ristoranti a bordo. Il secondo ristorante a bordo di MSC Musica è il Belle Époque, che si trova al ponte 6, aperto solo a cena. Amici, vi presento la Belle Époque. Ponte 6 troverete il The Diamond Bar, mostralo un po' ai nostri amici. E accanto al bar troverete il point per prenotare le escursioni, eccolo alle mie spalle. Però il nostro consiglio è quello di prenotare prima di salire a bordo, perché a bordo è tutto più costoso. Sempre al Ponte 6 troverete la zona shop, gioielleria, abbigliamento, MSC shop, però adesso sono chiusi perché chi è crocerista sa che soltanto in navigazione aprono i negozi. È tutto aperto. Proseguiamo. Adesso vi mostrerò un bellissimo lounge al Ponte 6. Il Tucano, venite con me. Qui la sera si balla e c'è musica dal vivo. Guardate però quanto è bello. Che eleganza. E adesso lascio la parola a Mariano, che vi mostrerà il teatro, la scala e il casino. Amici, eccoci fuori all'entrata del teatro La Scala. Adesso andiamo all'interno e andiamo a vedere. Dove lo troviamo? Ponte 6 e Ponte 7, perché su due livelli. Casinò Sanremo. Quindi il mio consiglio: ogni sera, dopo aver cenato, andate a teatro con il vostro partner e dopo fate un giretto qui al Casinò Sanremo. Però vi raccomando, non giocate troppo, eh? Andiamo. Eccomi di nuovo qui. Allora, al Ponte 7 troverete il ristorante tematico Sushi Bar. Ovviamente il ristorante tematico è a pagamento ed è aperto soltanto a cena. Questi sono gli orari e qui potete scannerizzare e già vedere in anteprima il menù. Qui potete giocare a carte. Una partitella? Vale, proseguiamo per il Ponte 7? Sì. Allora, al Ponte 7 cosa è possibile fare? Una cosa molto allora, bella. Allora, io lo so che dopo la prima crociera creano dipendenza. Di crocierite, quindi volete prenotare la prossima? E potete farlo al Future Cruise. Inoltre, per fare delle spese a bordo dovete avere del credito sulla cruise card e potete farlo qui ai Totem associando una carta di credito oppure caricando dei contanti sulla cruise card tramite questo Totem. Grazie. E al Ponte 7 troverete anche il bar L'Enoteca, ma questo è a pagamento.
qui potrete osteggiare del buon vino e degli aperitivi accompagnati da stuzzichini. Accanto al bar L'Enoteca troverete il point dove potete acquistare i pacchetti per le vostre foto. E adesso siamo al Crystal Lounge, al Ponte 7 Poppa, qui viene organizzato anche il cocktail per i soci MSC Voyagers. Allora amici, dal Ponte 8 al Ponte 12 ci sono soltanto cabine, quindi andremo direttamente al Ponte 13. Saliamo al Ponte 13 Poppa e qui troviamo il buffet, il giardino, poi abbiamo la doppia entrata, gli archi. Ok, quindi poi adesso qui sotto gli orari di colazione, pranzo e cena e poi, come ben sapete, pizza fino a 1:30 di notte. Approfittiamo, ci fermiamo un attimo. Esatto, quindi vi facciamo qualche ripresa del buffet, però mangiamo pure, quindi ci vediamo dopo. Ciao. Ecco qua, io ho preso qualche pizza, un primo piatto e lei invece eternamente a dieta. Buon appetito a noi, proseguiamo con il video dopo. Sì, ciao! Eccoci qua, la pancia è piena, adesso possiamo continuare. Sì, sì, possiamo abbiamo continuare. Mangiato bene, come sì. Al solito si mangia sempre bene su MSC. Adesso usciremo esternamente e vi mostreremo le piscine che si trovano al Ponte 13, però prima di uscire vi volevo mostrare questi monitor. Spiega velocemente questi monitor. Tramite quale potete vedere il programma, dove vi trovate, su quale ponte, giusto, tutte le informazioni praticamente, sì. Il meteo addirittura, c'è tutto, quindi sono molto utili e pratici questi monitor. Ok, adesso portaci a vedere le piscine, grazie. Nei pressi della piscina trovate anche il bar Laguna. Un altro bar che troverete nella zona piscina al Ponte 13 è il Blue Merlin. Ho dimenticato il nome. È questo. Proseguiamo, proseguiamo. Siamo in periodo di europei, quindi per tutti i tifosi di calcio ogni sera qui trasmettono la partita. Le partite. Grazie per questa informazione. Proseguiamo. Ponte 13 zona prua troviamo Laurea Spa. Andiamo all'interno. Qui abbiamo il parrucchiere uomo donna. Adesso invece vi mostro la zona spa per te. Qui abbiamo questi idromassaggi con vista mare. Vogliamo ringraziare pure MSC Crociere che ci hanno dato il permesso di fare queste riprese, sì, all'interno di Aurea Spa. Perché questa volta siamo un'esperienza fantastica, quindi non abbiamo accesso illimitato alla spa. Ma soltanto però, essendo, un'ora? Essendo gold abbiamo accesso di un'ura che poi faremo durante il giorno di navigazione. Questi poi sono spogliatoi uomo donna e qui invece sono le room per i massaggi. Ovviamente non possiamo mostrare all'interno perché... Ma su, su MSC Musica c'è la palestra? Certo, come vieni, come vieni. Anche qui ti farò fare palestra. La palestra è aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Entriamo. E trattamenti estetici. Adesso
16 e qui troviamo questa simpatica attrazione per i piccolini. Al ponte 14 abbiamo questa sala giochi di nome Virtual Games. Vieni con me. Ci sono le moto, fucili, altre moto e macchine. Inoltre qui accanto alla sala giochi troviamo la discoteca Q32. Andiamo. Troverete anche il Minors Club e il Teenage Club per i vostri bambini e anche il Mini Club. Qui all'esterno, al ponte 15, troviamo anche il simpatico Mini Golf che trovate anche su MSC Opera. E trovate il video di MSC Opera sul canale che vi invito a vedere. Adesso siamo all'ultimo piano, ponte 16, Poppa, e qui troverete il campetto per giocare a calcio, a basket, un po' di sport. Ponte 16 Prua, trovate il solarium dedicato soltanto ai clienti Aurea, aperto dalle 8 alle 19. Andiamo! Il video è giunto a termine, speriamo che vi sia piaciuto e dalla nostra cabina vi salutiamo e vi invitiamo a iscrivervi al canale, a lasciare un commento e un like. Visitate la playlist MSC Crociere, dove troverete video di altre navi della flotta MSC e tante tappe fatte in autonomia o con agenzie esterne. Ciao, ci vediamo nel prossimo video!